viaggio in Madagascar attraverso le parole della presidente dell'associazione Tecla Ollus, Gabriella Rossi. L'appuntamento è per domenica 21 alle 18 alla Casa dell'Energia di Arezzo. Durante la serata sarà illustrato il viaggio della presidente andata in visita nei luoghi dei progetti sostenuti dall'associazione, che da anni si occupa delle comunità svantaggiate dei paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa. Mi ha lasciato tanto questo viaggio, perché sono andata proprio nel sud del Madagascar, dove la povertà, i livelli di povertà sono veramente importanti. Nella prima missione dove sono stata dalle suore dove non avevano acqua e dove c'era un po' di luce col generatore. Per cui vivere una settimana senza potermi lavare è stata una cosa un pochino faticosa. Infatti quando sono tornata subito mi sono ammalata, ma credo che perché le emozioni, le sensazioni sono state tante, e vedere la povertà e vedere che ancora siamo nel 2018, perché siamo nel 2018, certo. E che i ragazzi ancora vivono per un piatto di riso. Io ho visto mangiare costantemente colazione, pranzo e cena riso. Riso bianco e forse con qualcosa di verdura, per cui è una tristezza che ti mette dentro l'anima. È vero che sono sereni, che la maggior parte nei villaggi non sanno che il mondo è diverso, però è una tristezza assoluta che ti entra dentro l'anima e in qualche modo secondo me me l'ha sopportata ad Arezzo. Mi piaceva vedere i progetti, che abbiamo fatto dei progetti un po' strani, come quello di aiutare delle donne. Abbiamo aiutato 33 donne, di cui 7 analfabete, e abbiamo dato il microcredito. Abbiamo dato all'inizio 20 euro, che per noi non sono niente, ma per loro gli ha permesso di comprare delle cose, del materiale per creare cappelli, per creare borse, la coltivazione del pepe, le risaie, la coltivazione di ananas. E per cui per noi questo era un progetto che io volevo vedere veramente la realtà, perché abbiamo mandato i finanziamenti senza fidandoci di una suora, ma senza renderci conto realmente com'era la situazione. Nel corso della serata inoltre verrà portata la testimonianza di Suor Bertin e presentato il nuovo sito dell'associazione, obbligatoria la prenotazione entro il 18 gennaio, in programma anche un aperitivo. Nel corso della serata infine ci sarà anche la possibilità di effettuare il tesseramento. La serata sarà ripresa dalle telecamere di Arezzo TV.